será no futuro, definitivamente a cabeça. Buongiorno, bentornati ad Api in Giardino. Oggi dobbiamo controllare sia la cassa gialla che quella azzurra. L'ultimo controllo che avevo fatto aveva riguardato esclusivamente il melario. Adesso voglio controllare anche il nido perché è parecchio tempo che non lo controllo, ci sono state delle sciamature e quindi voglio capire a che punto siamo. Togliamo il coperchio. Sul melario ci sono delle api, non mi sembra che stiano portando niente, vediamo se mi sciogliono. No, questo è quello che era già un pochino più studente, ma non so se stiano continuando a costruirlo, ma comunque non c'è importazione. Guardate, mi sembrano parecchi, vedo anche sotto. Adesso proviamo ad aprire. Vediamo come va. Anche perché oggi in realtà è una giornata un po' ventosa, quindi in genere non gradisco molto. Giù lì, posso appoggiarlo qua. Allora, le api sono tante, quindi forse da questa cassa non hanno ancora sciamato. Proviamo a controllare. Allora, questa è tutta propoli. Credo. Non so bene da dove iniziare. Questo è tutto pieno di miele, molto grosso. Adesso riusciamo a iniziare. Prima magari una smorfata. Bene. Allora, questo è molto pesante.
tutto miele fresco, non ancora percolato, che era la parte più esterna. Invece nella parte interna già tutta la fascia alta è tutto percolato e sotto c'è solo ed esclusivamente miele. Adesso questo proviamo a appoggiarlo qua, sperando di non comandare. Abbiamo un po' di spazio per sollevare gli altri. Questo era uno dei vecchi. Quindi abbiamo già due sponde completamente piene di miele. L'ho venuto giù. Mi sa che si stanno un po' innervosendo. Allora, questo era uno di quei nodi. Costruito bene, stanno depositando polline e miele. Anche di qua c'è un po' di polline e miele sia percolato che fresco. Qui c'è che sono macello aperta. Allora, dalla quantità di api, secondo me questa cassa non ha sciamato, perché la famiglia mi sembra bella forte. Allora, questo è ancora un altro cavo vecchio, quindi con cui ho portato a casa. Mi serve un po' di fumo nel darlo per la spostare un po'. Allora, qui c'è covata percolata, covata fresca, sono alcune cellette un po' aperte, ma mi sembra che questo bisognerebbe fare una foto qui. Ehi Siri, aspetta foto.
Ehi, si riscatta foto. La rimettiamo dentro. Ops. Sto cercando di pungermi. Allora, anche qui tutto miele, ma questo tra l'altro è un pub che hanno costruito completamente loro, senza fornicere. Non vedo la regina nemmeno qui. Non so, questa cosa di trovare solo miele pochissima covata mi fa stare molto tranquilla. Speriamo di trovare un po' di covata nelle prossime. Le api sono tantissime. Qui c'è covata per colata, miele. Sembra che ci sia una covata un po' più fresca. Adesso si stanno nervosendo. Cosa faccio? Continuo? Rimetti dentro questo telaio e chiudi. Comunque spostarlo. Qui hanno costruito dei ponti, vanno tolti perché non interessa che i cavi rimangano sempre spezionabili, quindi devono essere liberi. Vediamo se riusciamo. Allora, vedo qualche fuco, covata per colata, qualche cella a fuco, miele, non vedo ancora la regina. Ups! Ecco, adesso saranno proprio definitivamente accappate.
Allora, se riuscite a vedere, qui sotto c'è tutta la corona di miele, lì c'è la cavata percolata. Che per qualche motivo fossero rimasti senza regina, magari quando l'ho provato a sciamare. Molto aggressive, questo punto, tanto li devo spostare, tanto vale che devo controllo per la luce. Allora, questo era un altro rifiuto. Vediamo cosa sta succedendo. Tutto pieno di miele. Anche se in teoria, essendo senza regina, dovrebbero essere molto più nervose di così. È vero che si stanno innervosendo adesso, ma perché le ho disturbate io. Ma in realtà, senza regina, dovrebbero essere, credo, ancora più nervose. Certo è che io la cavata fresca non ne ho vista. Forse inserirgliene una da un'altra cassa per fare in modo che loro riescano a crearsi una nuova regina, perché anche celle reali non ne ho trovate. Adesso non penso, ci sia tanto il tempo. Sono provato vecchia. Il mio primo calaio credo che sia un incredibilmente di meno. Sono stracarico di scorte, c'è ancora della covata percolata. Da nessuna parte covata fresca. No, anche qui questo è tutto pollino.
Ehi, sì, riscatta foto. Allora, niente, risolviamo. C'è un problema. Il fatto che non ci sia coperta fresca è proprio un bel segnale. La regina non l'ha trovata. Potrei anche non averla vista, ma se non c'è covata mi sembra strano che ci fosse anche la regina. Io adesso mi sposto. Riprendo il melario. Mettiamo dov'era, speriamo che si calmino. Rimettiamo. E chiudiamo tutto. Quindi qui effettivamente ci sono buone possibilità che ci sia un problema. Le api sono tantissime, e, c'è tantissimo miele, tantissimo polline, un po' di covata già ho percolata, non mi sembra di aver visto covata fresca. Adesso magari anche con l'aiuto del video cercherò di riguardare le immagini, ma secondo me non c'è la regina. Quindi vedremo. Ciao a tutti!